proposta dall'Associazione Progetto San Giorgio e dall'Associazione Spaghetti Italiani. Questa sera presentiamo il volume Poco senza stelle dello chef e autore Franco Luise. Che, buonasera a tutti. Buonasera chef. Buonasera che è il presidente dell'Associazione Spaghetti Italiani. Dicevo, il libro che presentiamo questa sera ben si lega a un altro libro che abbiamo presentato qualche mese fa, proprio dell'Associazione di San Giorgio, che è il libro Una ricetta al giorno leva il medico ritorno, dove è presente anche una ricetta dello chef che stasera ci onora della sua presenza. Sì, proprio nel giorno del mio compleanno, che il 21 giugno. Sì, io proprio ieri sera ho chiesto. È il mio nomastico. È il mio compleanno. Sono nato proprio nel giorno del solstizio d'estate, quindi. Sì. Non poteva cadere meglio. Cioè, passo subito la parola a Luigi Farina, che sicuramente è più preparato di me in materia. Ok, allora intanto ringrazio Franco Luise di essere qui, che viene da Padova. Oltretutto ha lavorato in varie parti anche del mondo. L'ultima sua location è stata in Gerusalemme. A proposito di questo, visto che nel libro è una specie di notizie che tu dai a chi si vuole approcciare, anche il titolo vuol dire Poco senza stelle, perché è un libro dedicato appunto ai giovani chef, a quelli che vogliono, che non sono stellati, ma che però hanno sacrificano la propria vita per la cucina, giusto? Poco senza stelle, anche io sono un cuoco senza stelle. Poco senza stelle è il titolo di quest'opera, che è racconta un lungo curriculum vitae, è il mio curriculum vitae, narrato alternando momenti dove la memoria vacilla tra il presente di Gerusalemme e il passato, e come sono arrivato a Gerusalemme. Ma è anche un testo dove si vuole dare dignità a tutti quelli che sono i cuochi senza stelle, perché quello che vedo è che la stampa specializzata presta tantissima attenzione a quelli che sono i 380-381 chef stellati che ci sono in Italia, dimenticandosi che nel nostro paese la ristorazione, l'alimentazione e la gastronomia nazionale passa attraverso le mani di migliaia di operatori che hanno esattamente la medesima che meritano la medesima dignità, che meritano la stessa attenzione, e che un po' per sfortuna o per scelte personali non sono arrivati comunque ad ambire a quelle che sono le mitiche stelle Michelin, ma che le stelle se le creano all'interno, se le creano nei risultati giornalieri che riescono ad avere, facendo in modo che la loro clientela sia ben felice di quello che preparano. E credo che comunque con questo libro si voglia dare proprio una voce, è una voce fuori campo, perché oggigiorno attraverso anche i mass media c'è a mio avviso una visione completamente distorta. I giovani che si accingono a questa professione hanno una visione completamente sbagliata, completamente errata di quella che è la professione cuoco e di quanta fatica c'è per arrivare a essere chiamato chef. Ecco, questa fatica io l'ho raccontato, ho raccontato la mia fatica, ma all'interno anche, mi sono anche permesso di dare quelle che di mettere dei capitoli che io ho chiamato strategie per una carriera, dove do dei consigli nati dalla mia esperienza e che sono poi, sai, i classici consigli del buon padre di famiglia che dice al proprio figlio: non fare così, perché io ho fatto così e mi sono accorto che d'aver sbagliato, anche se so che alla fine faranno sicuramente i miei medesimi errori, perché è anche giusto alla fine, sai, gli errori sono i nostri migliori maestri, però mi sono sentito comunque di prevenirli su alcuni errori e raccontare
affrontando, devo dirti, anche senza retorica e senza critica. Cioè non ho voluto fare delle critiche sugli stellati, ho voluto proprio raccontare proprio uno spaccato di vita e anche ciò che è moda gastronomica, che è stata moda a tavola e la gastronomia in un arco temporale che prende più di 30 anni, che va dalla fine degli anni 70 fino all'anno scorso. E ho visto pure un'altra cosa, che i vari capitoli non seguono una cronologia, cioè tu parti dal 2013, poi passi al 78, poi parti da... Allora, nel 2013 è stato un anno orribile in cui ho dovuto prendere questa decisione di partire, perché l'Italia è un'Italia completamente avara di grandi prospettive. Alla fine l'unico vero grande progetto che mi si è presentato davanti è stata l'apertura di The World of Astoria di Gerusalemme, e quindi pur non volendo, mi sono ritrovato comunque con l'esigenza di partire, di andare, cinquantenne, di dover comunque ricominciare di nuovo in un paese straniero. Ti dicevo prima che in questo libro la memoria vacilla, quindi si va dal presente, quindi si racconta quello che è il presente, come si racconta il me come chef, ma si va indietro nel ripercorrere, cioè con la memoria vado a ritroso e racconto un po' quello che è successo in questi 36 anni di professione come cuoco. Anche prima, perché parli di tua nonna che ti ha dato... Sì, parlo di mia nonna, perché non è stata comunque, era un caposaldo in famiglia ed era la donna che manteneva anche, insomma, che cucinava per tutti noi, e io piccolo, curioso, mi avvicinavo ai fornelli, lei era logicamente timorosa che mi potessi far del male, però mi concedeva comunque di vedere che cosa succedeva all'interno delle pentole, perché ero curiosissimo, quindi per me era un gioco alchemico poi vedere cosa trasformava, no? dal prodotto crudo a ciò che veniva servito. E quindi, sai, era una donna d'altri tempi, che dedicava moltissimo tempo al piacere della tavola, e la tavola era poi il momento in cui la famiglia si riuniva per discutere, per dove ci si raccontava come era andata la giornata a scuola, come era andata la giornata nei campi. Io provengo da una famiglia contadina, quindi una famiglia, i contadini sono molto legati a questo aspetto anche religioso della tavola, no? C'è molta religione nel mondo del contadino, che è anche la cadenza delle stagioni, la cadenza delle giornate, insomma. C'è un po' anche c'è questo modo di ringraziare Dio, no? per un buon raccolto e tutto un insieme di cose. Quindi è qualche cosa che per me è innato, è qualche cosa che fa parte delle mie origini. Diciamo, tu hai raccontato tante storie, tra l'altro c'è una che ci tocca da vicino qua, come zona, che poi si trova a Napoli. Tu hai parlato di Lorello, no? Perché tu hai aperto il Caruso. Sì, ho aperto questo bellissimo albergo di lusso a una quarantina di stanze, un posto meraviglioso in costiera amalfitana. Io volevo rientrare in Italia dopo 5 anni di Portogallo, dove ero stato chef esecutivo a Lisbona, e mi viene proposta questa cosa. E logicamente ti dico, sai, io uomo del nord mi sono ritrovato immediatamente comunque a dover combattere con quelle che sono i vizi e le virtù del popolo partenopeo. Ma ti dirò, è stata un'apertura, una bella apertura, anche perché ho avuto modo di aprire il primo giorno di vita all'Hotel Caruso, è stato proprio il 21 giugno, quindi era il giorno del mio compleanno. Con aneddoti io potrei raccontarti un po' su come sono riuscito a risolvere il problema del fornitore del pesce, il personale, eccetera, eccetera. Ma il primo giorno ti mancava il sale. Il primo giorno avevo praticamente tutto, avevo tutto negli scaffali, avevamo comperato di tutto, c'era di tutto di più, e poi vado lì e immediatamente.
mi dicono: chef, guardi, ci manca il sale. Quindi non male, eh? Male come organizzazione. Ma succede anche questo nelle aperture. Quindi sì, sicuramente, guarda, ti dico, io ho vissuto 2 anni che sono stati 2 anni fantastici, 2 anni meravigliosi. Mi ricordo ancora la prima volta che scesi a Napoli, il direttore dell'albergo mi disse: Luisa, lei si deve fermi a Napoli in stazione, prendo un taxi e vada in questa via dove c'è l'architetto che sta preparando tutti i progetti delle cucine, e io arrivo con il treno alla stazione di Napoli Centrale, arrivo, prendo questo taxi, arrivo davanti a questo palazzo storico del 700, del 700, è una cosa molto bella, molto particolare. Faccio gli scalini per arrivare all'ingresso e mi trovo la portinaia, una bella signora prosperosa, e mi avvicino e dico: senta, vorrei andare a trovare, ho un appuntamento dall'architetto, e adesso non mi ricordo più il nome dell'architetto, e mi fa: quarto piano, vado con tram a Muro. Io vado, vanno, tram a Muro, mi fermo un attimo, mi si fermo, lei mi vede bloccato, scusi, cos'è tram a Muro? Poi ho collegato e ho cominciato a suddividere le parole tram a Muro, qualche cosa che corre lungo il muro, quindi ho detto: questo deve essere l'ascensore. E quindi mi stava dicendo: prenda l'ascensore e vada al quarto piano. Fantastico. Questo è stato il primo incontro con Napoli, con la lingua napoletana. E poi, insomma, vabbè. Poi si legge nel libro. Poi si legge tutto nel libro, insomma, ci sono, se no vi vado a tirar via quella che è il piacere della lettura, perché ci sono dei ricchi aneddoti, sì, un po' da tutte le parti, non soltanto da l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questo fatto che uno degli ultimi capitoli tu non metti una data, ma scrivi: il mondo che vorrei, 4 cucine, 3 religioni, un solo Dio. Da questo qua che tu racconti la cucina del tuo ristorante di Gerusalemme, ti vorrei fare una domanda un pochettino che esce fuori, cioè com'è la vita? Noi sappiamo tutto quello che sta succedendo in quella zona, politicamente, missili, di cose. Com'è la vita realmente vista dallo chef Balcolonese di Gerusalemme? Gerusalemme è una città che ti lascia molto, soprattutto dal punto di vista spirituale. Non ne esci indenne a livello spirituale. Ed è una città dove in Israele si dice che nella città vecchia, dove convivono le 3 religioni, nulla entra di quello che è il mondo esterno, perché c'è un certo equilibrio, e questo equilibrio e rispetto, devo dire, che dovrebbe essere preso di esempio un po' per tutto il mondo, non soltanto ci sono scritto in quell'area. Devo dirti che la città vecchia di Gerusalemme, tu basta che fai 100 metri e hai proprio questo mix di cultura, dove trovi l'arabo, tra il quartiere arabo, il quartiere cristiano, il quartiere ebraico, e convivono insieme. Quindi tu hai la chiesa del Santo Sepolcro, dove hai vicino Moedin che prega, e tutto questo convive in una grande armonia, con un certo equilibrio. Talvolta ci sono, questo equilibrio ha degli screzi, però sono screzi anche minimi che non compromettono più di tanto la vita di tutti i giorni. Israele è un paese che è pieno di problemi, perché sappiamo lì c'è una guerra in corso, e una guerra che ogni tanto si risveglia, soprattutto nella striscia di Gaza. Ma io sì, quando dico che nella mia cucina è un po' come la mia cucina è come il mondo che vorrei, perché in effetti io avevo un mix dove c'erano cattolici, ebrei, musulmani, e tutti lavorano per lo stesso obiettivo, che è quello di avere dei clienti che sono
critici per quello che facciamo. Non c'è, ti dico, certo, momenti non facili, soprattutto quando arrivano questi allarmi missili, però non c'è niente di eroico, non c'è assolutamente niente di eroico nel nascondersi all'interno dei bunker antimissili quando senti questi allarmi. La cosa più eclatante è vedere che dopo qualche minuto tutto torna nella normalità. E i ragazzi continuano ad andare nei pub e divertirsi, la gente va a lavorare, insomma tutto procede, tutto si blocca, tutto si ferma per qualche minuto e poi ritorna esattamente tutto come prima, come niente fosse successo. E questo è Israele. Per noi è un ritmo abbastanza difficile da accettare, perché fortunatamente viviamo da oltre 60 anni in un ambiente di pace. Loro sono nati con questo clima e per loro è molto più facile. Il Medio Oriente è una polveriera che è pronta per esplodere in qualsiasi momento, ma ti posso garantire che con la buona volontà si può convivere, si può vivere in pace e in grandissima armonia. E la mia cucina, ma come le cucine di tanti altri alberghi in Israele, non sono un esempio, quindi non credo che... sai, alla fine io parto dal presupposto che determinate decisioni sono poi dettate da pochi politici, da interessi politici di pochi e non per gli interessi della comunità, spesso e volentieri, perché ti posso garantire che ho visto per esempio arabi che non hanno assolutamente nessun interesse. Poi per me ti dico, è difficile stare da una parte o dall'altra, proprio perché moralmente, psicologicamente compromesso dal fatto che comunque io lavoravo un po' con tutti, quindi quando vedevo uno dei miei ragazzi partire perché doveva andare, perché era riservista e doveva andare nella striscia di Gaza, mi dispiaceva esattamente come quando doveva essere palestinese, cioè, quindi non mi è stato assolutamente facile la gestione di queste cose e ti confesso, io sono uno di quelli che cerco di stare nel mezzo, cerco di capire le ragioni di uno o dell'altro, ma mi rimane molto molto difficile, sinceramente, per interpretarle, proprio perché ho avuto amici sia da un lato che dall'altro, quindi per me è praticamente impossibile scindere queste due entità, queste due etnie, assolutamente mi è difficile. È un paese ricchissimo di prodotti, si può fare una bellissima cucina. Purtroppo, ti dico, per me non è stata un'esperienza facile, perché dovevo, il Water for Storia è un albergo molto religioso, dove tutte le regole kosher entravano proprio di prepotenza, dovevo seguire tutte le regole e le preparazioni erano seguite da tre rabbini che garantivano che il prodotto fosse con il livello kosher più alto, la scelta dei prodotti era condizionata da questo, quindi ti dico, non è stata una passeggiata, è stata una intensa esperienza. Questo libro racconta fino al momento dell'apertura. Questo, devo dirti, questo libro, poi il bello di questo libro è che oltre a cercare di dar dignità a tutti i cuochi che le stelle non ce l'hanno, ti confesso che è stato anche un libro fortemente terapeutico, perché ho messo pace in me stesso scrivendolo. L'ho scritto di getto, l'ho scritto in poco più di 90 giorni, poi logicamente l'ho riletto, l'ho sistemato, ma quindi ho raccontato in quei 90-100 giorni, ho raccontato poi quelle che sono state le mie esperienze in terra israeliana fino al momento di aprire l'albergo. Mi riprometto di scrivere il seguito, perché devo dirti che ci sono anche lì dei fantastici aneddoti da raccontare, ma non volevo scrivere un libro troppo pesante, quindi ho detto mi fermo qui e poi vediamo se è successo questo libro, ne scriviamo un altro raccontando il seguito. Sicuramente lo
Ma la voglia c'è, assolutamente. Sicuramente successo. Confesso che l'ho già iniziato, quindi è già nel computer con qualche capitolo avviato. Allora ringraziamo Franco Luiz, Cuoco senza stelle. Grazie invitiamo a te. Tutti quanti a comprare il libro. Grazie e alla prossima. Grazie infinito.